amici di Parma Channel, buonasera e benvenuti dallo Stadio Olimpico di Roma, ottavi di finale della Team Cup. È Lazio contro Parma, gara secca, chi vince passa i quarti, chi perde saluta e se ne va. Lazio che detiene il trofeo vinto l'anno scorso a maggio in finale contro la Roma, un derby che fa ancora molto parlare qui in città, anche se è iniziato l'anno nuovo e tante cose sono cambiate. Un Parma che invece arriva a questa partita reduce da 9 risultati utili consecutivi, considerando anche la vittoria proprio in Coppa Italia del 3 dicembre. Sono dentro, colpo di testa, la palla è fuori. Brivido, brividissimo dopo 1 minuto e 13. E Baizza purtroppo contuso, Pavol, una botta alla fronte. Onazzi, da lì potrebbe addirittura caricare, cerca invece il traversone, ci possiamo prendere in contropiede. E fortunatamente per noi c'è l'erroraccio da parte di Keita, che spara alto da 5 metri, assoluta, traversone pericoloso, Baizza. Centrale, stacco di Perea. Centrale, Baizza, ancora una volta però su calcio d'angolo, perde il quasi omonimo Felipe Anderson, gol, ha segnato la Lazio, in posizione che mi sembrava di fuori gioco, ma tant'è. Perea 1-0 Lazio al 25esimo, corta respinta di Baizza, Perea da 5 metri l'ha messa dentro, tapin facile, Lazio avanti, nulla da dire. Di prima Parolo zona tiro, scivola il giocatore a Lazio, Marco fuori, occasionissima per Parolo che voleva il tocco. Marco Cassani si sgancia, Mattia è buono il traversone, Biebieni scivola, poi la palla resta lì, Biebieni gol, e allora 1-1. Biebieni approfitta di uno svarione difensivo della Lazio e fa 1-1 al minuto 43. Biebieni 1-1. Biebieni era scivolato, poi in qualche modo si è rimesso in piedi. Ma non credo che sarà lui a calciare, invece sì, Radu con il mancino carica Baizza in due tempi, non la tiene. Ma è corner, Onazzi, zona tiro, Onazzi limite, gran paura Baizza, sicuro stavolta la fa sua. Secondo tempo, 1-1. Posizione regolare, Cassano, buono il numero, Cassano, lato corto, gran cross dentro, la battuta al volo alta da parte di Gargano. La battuta al volo alta di Gargano mi aveva già fatto gridare al gol. Arriva Gobbi, lato corto, da lì può metterla Massimo, buon cross dentro, il tocco e la parata di Beriscia. Nello spazio Parolo, lo vede Cassano, posizione regolare, Parolo cross dentro e si salva la grande la Lazio con toccata Sansone che si rammanica, l'ultimo a toccare è stato lui. Di recupero, ma bisogna chiudere qua su questo traversone di Candreva, pericolo! Perea 2-1 Lazio, Perea al 91esimo, incredibile. 2-1, rivediamo. Traversone di Candreva. Sembra regolare. Non c'è nemmeno il corner, finisce qui. Lazio batte il Parma 2-1, si qualifica ai quarti di finale, potrà ancora cercare di difendere il trofeo vinto l'anno scorso a maggio. Il Parma esce a testa alta, esce dal campo,